Beh, è comprensibile, credo, insomma, aspettava questo momento fin dal primo giorno. Era quello appunto che si aspettava, tutti i familiari aspettavano questo, però sono arrivati comunque, insomma, tesi, abbastanza tesi. Beh, sì, c'è la tensione un po' tra tutti quanti noi e c'è un'emozione da parte di tutti. Assolutamente ci aspettavamo questo, perché l'istruttore aveva dimostrato chiaramente che De Marco era perfettamente capace di intendere e volere, quindi ci si aspettava l'ergastolo, perché la crudeltà di questo omicidio altro non poteva chiamare ergastolo. Però, come ho detto prima ai vostri colleghi, quando uno vince un processo sente una sorta di soddisfazione. In questo caso io non l'ho sentita assolutamente, era una sentenza attesa, ma pensando alle ragazze che difendo, pensando ai familiari di Daniele, di Eleonora, non si riesce a provare soddisfazione, perché non è una vittoria, è qualcosa di giusto che doveva arrivare per dare un minimo di ristoro, ma non gli ridonerà né Daniele, non ridonerà Eleonora, e il dolore inarrestabile continua ad essere forte ancora oggi, per cui era semplicemente un atto dovuto dare l'ergastolo a De Marco. Non si è mai pentito, ma non si è neanche mai presentato in udienza? Mai pentito, mai presentato in udienza. E questo, per questo è giusto, no? Poi aver preso l'ergastolo, e non ha neanche mai provato a chiedere scusa, non ha mai spiegato il suo gesto, è stato un gesto terribile, crudelissimo, e non abbiamo mai neppure capito fino in fondo le sue motivazioni, per cui ritengo che sia una sentenza più che giusta.